Signore e signori, buongiorno, benvenuti ancora a Saltara di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro, con questo libro, eccolo qua, Il passaggio del fronte a Saltara, una pubblicazione del comune di Colli al Metauro. Siamo qui nel paese davanti a Casa Manoncelli, che durante la guerra, diciamo dal 1943 al 1944, Casa Manoncelli alle mie spalle fu sede del comando tedesco di Zonta. La strada che vedete al mio fianco, questa strada qui, durante il passaggio del fronte era molto più stretta, le case stringevano enormemente la carreggiata. Dopo furono demolite negli anni 50 proprio per consentire un traffico migliore. I carri armati inglesi salendo dal Metauro per andare verso Cartoceto, che è a circa 5 km da qua, dovettero passare per questa via, dovettero passare per dietro le mura. Casa Manoncelli, ripeto, era sede del comando tedesco di zona. Qua venivano emanati gli ordini, da qui partivano gli ordini per affiggere i manifesti, i proclami, da qui partivano gli ordini per il rastrellamento di bestiame per il rastrellamento e il furto del bestiame ai contadini locali. Qui, poco prima che arrivassero gli inglesi, nell'agosto 1944, i contadini locali furono spogliati praticamente di tutto. Animali da lavoro, biciclette, pollame, capre, pecore, tutto. I tedeschi portarono via tutto. Il mio bisnonno paterno, che viveva in un paese a circa 10 km da qua, che si chiama Monte Montanaro, fu portato via dai tedeschi per condurre una parte di quella immensa mandria di migliaia e migliaia di capi che doveva scollinare verso la Valle del Colle. Il mio bisnonno fu fortunato perché con i suoi compaesani riuscì a buttarsi dietro una fratta e a scappare dai tedeschi. Il bisnonno Gustavo all'epoca aveva più di 60 anni, ma porca miseria, se era duro. Comunque sia, qui a Saltara, ripeto, il comando tedesco era questo. Gli inglesi credevano che il comando tedesco avesse sede in centro, nella Torre del Podestà. Nella Torre del Podestà c'era oggettivamente un punto di osservazione, ma il vero comando era, ripeto, Casa Maroncelli. Purtroppo il bombardamento inglese fatto con l'artiglieria appostata verso Monte Maggiore, come si vede qua, ecco, mi segue Samuele, ecco, come vedete qua, questa lapide posata il 24 luglio del 1982 ricorda le 14 vittime civile dell'agosto 1944, che furono vittima, ripeto, del bombardamento alleato. Si trattava, come dire, di passare il fiume Metauro, di raggiungere la linea gotica che ha i suoi primi caposaldi nella Valle del Foglia, a circa 15 km in linea d'aria. Ripeto, i carri armati alleati non passarono per questa via, che all'epoca era molto più stretta, dovettero passare qua, la cosiddetta via dietro le mura. E ci sono le foto, le potete tranquillamente cercare su internet. Cercate passaggio del fronte Saltara, passaggio del fronte provincia di Pesaro, la zona di Fano. Qui passarono soprattutto britannici, canadesi e polacchi. E i tedeschi, che erano qui invece, erano reparti di seconda linea, però in questa zona ci fu l'unico reparto di SS che aveva, come dire, che aveva stabilito qua, sempre in casa Maroncelli, un comando provvisorio. E, diciamo, poco dopo l'8 settembre 1943, molti prigionieri alleati e italiani furono rastrellati dalle SS sul mare, soprattutto prigionieri, insomma, ex soldati italiani che cercavano sbandati, e prigionieri alleati che cercavano di raggiungere le linee alleate più a sud. Vennero catturati, portati qui a Saltara, sistemati in un campo di concentramento provvisorio
a qualche centinaio di metri da qui e venivano portati a lavarsi, a prendere acqua potabile in quella fontana che vedete qua. La fontana ora è moderna, è cambiata, però la fontana era sistemata qui. Insomma, signori, un piccolo frammento di storia, una storia che va ricordata perché, come dire, ricordiamoci sempre, guardate un attimo questa lapide. Io dico sempre una cosa, queste lapidi devono rimanere tali, preghiamo giorno e notte che non vengano mai aggiunti altri nomi o altre lapidi. Preghiamo per questo, veramente, ringraziamo che noi viviamo in un'epoca in cui queste lapidi non vengono più attaccate ai muri. Ringraziamo di questo. Insomma, signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, ringrazio tantissimo il bravissimo Samuele che ci ha fatto da operatore. Vi ringrazio per l'attenzione, come sempre commentate qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, discutiamone, parliamone, eccetera, eccetera. E come sempre, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto, ciao!